Buona giornata a tutti, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo di Claudio Simeoni ogni giovedì pomeriggio. Io avevo un Cos'è finito, impegno, Gavi? sì, ma buono, adesso qua. Tu, Gavi, tu vai. Io avevo un impegno con una radioascoltatrice per parlargli dei flussi emozionali rispetto ai partiti politici italiani. Dopo la trasmissione fatta da Franco, però dicevo no, lasciamo perdere eventualmente dei flussi emozionali che ne parlerò un altro momento. Per carità, perché politica ormai comincio anche a essere stufo. Infatti, martedì con Franco abbiamo fatto la discussione insieme a un'altra cinquantina di persone. Troppa politica per i miei gusti, troppa politica, troppa voglia di pensare a tassi, a pensare al quotidiano, nei quest'altro che me ruba, st'altro che fa, il D'Alema, il Bertinotti, e sta te lo stesso, a me stanno un po' sulle palle questo tipo di discorsi. Se questo tipo di discorsi verranno tagliati, verrò ancora a fare discussioni con Franco. Se no, io con Franco su queste cose non vengo più a fare discussioni, però spero che si cambi. Spero che le persone pensino che il mondo non sia soltanto il discorso di una politica che loro anche ignorano, tutto sommato. Cioè un sistema politico che ha 4-5 sfaccettature e che sono altrettanto importanti da studiare. Io sono sempre convinto che tutto è positivo e tutto è negativo, ciò che manca è la capacità soggettiva di essere determinanti nel sistema in cui si vive, una capacità soggettiva che anziché andare a costruire la vita tende invece a aspettare che qualcuno faccia delle cose oppure aspettare che qualcuno faccia esattamente la cosa che noi vogliamo che lui faccia perché solo quella cosa che noi vogliamo che lui faccia per noi è importante e tutto il resto non conta. C'è quasi un'incapacità di vedere la vita quotidiana e di costruire tutta la vita, dove non si riesce a vedere più il tempo che viene incontro, non si riesce più a vedere le trasformazioni possibili e ci si invece inchioda davanti a un presente che diventa addirittura ossessivo. Bene, allora, amica mia, tu aspettavi che io ti facessi questo discorso, te l'avevo promesso, invece non te lo faccio, proprio per evitare che la trasmissione venga fraintesa con altre cose. Comunque i flussi emozionali sono importantissimi. Un'altra cosa, in una trasmissione ho usato in modo sbagliato il termine amigdala o amingarda al posto l'uno dell'altro, oppure addirittura tutti e due adesso sono sbagliati, per parlare di una ghiandola all'interno del cervello, una ghiandola che secondo uno studioso prende le emozioni e trasforma, diventa una specie di intelligenza emozionale che viene costruita dall'individuo. Molto probabilmente ho sbagliato anche perché non ho riascoltato le trasmissioni e ho usato il termine sbagliato, comunque quello è quello che io, di cui io intendevo parlare. Se poi ho usato il termine sbagliato, beh, l'ho fatto parecchie volte. Ho confuso il termine chetamina con cheratina, per cui insomma, ne ho fatte parecchi di questi svariegoni e ne farò ancora comunque. L'importante è che comprendiamo esattamente ciò di cui sto parlando. Se non è stato compreso ciò di cui sto parlando, sono sempre pronto a specificare in maniera appropriata, insomma. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo che è Piazzale Parmesan 8 Marghera, il numero di telefono lo trovate sull'elenco telefonico come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ripeto, casella postale 53 Marostica Vicenza. E vi do anche il numero di telefono dell'Istituto, che è una segreteria telefonica dove potete lasciare i vostri messaggi, che è 03 38 39 10 727. Ricordando che questi sono gli ultimi momenti per la presentazione del modello 740 della dichiarazione dei redditi e io ritengo sempre che le tasse vadino pagate tutte e nei limiti proporzionali al proprio reddito. Ritengo che se delle diminuzioni di tasse, se le tasse sono inappropriate, si debba trovare il mezzo per fare pressioni
nelle regole imposte affinché le tasse non vengano pagate. Vi ricordo che comunque con le tasse si pagano i servizi sociali e che la prima cosa che non viene finanziata, coloro non si pagano le tasse, sono i servizi sociali essenziali, pensioni e il servizio sanitario. E vi ricordo che alcune operazioni e alcuni interventi del servizio sanitario hanno dei costi talmente alti che se li fate privatamente vi svenate e svenano le persone che sono socialmente più deboli. Vi ricordo anche che le pensioni vanno pagate nelle regole corrette, nell'applicazione delle regole. Se c'è da cambiare, si cambia la regola uguale per tutti, che sia una regola oggettiva. E che i soldi dei pensionati sono soldi che spendono i pensionati per vivere, cioè per darli, per comprare oggetti che i piccoli imprenditori costruiscono. Per cui, se si rompe la catena sociale, se si rompe la catena della costruzione e del consumo, si rompe l'intero sistema sociale. Per cui io ci starei molto attento a parlare pro o contro le cose. Esistono tanti aspetti, tante sfaccettature che se noi non li sappiamo valutare nel loro insieme, rischiamo di fare delle cose brutte, delle cose cattive, delle cose errate. Io non ho problemi ai cambiamenti. Chi diventa pagano, chi pratica il paganesimo o la stregoneria, impara a costruire se stesso, cioè dice io mi costruisco per affrontare al meglio qualunque cosa mi si presenti. Per cui anche se una forza dice io levo le pensioni, io levo il servizio sanitario, io trasformo la società, la trasformo in un campo di sterminio, un pagano e un apprendista stregone si organizzano in modo tale, organizzano se stessi, il proprio modo di sentire il mondo, per affrontare anche questo tipo di cambiamenti, per saper costruire un futuro anche partendo dalla merda più merda che ci sia. Però un pagano, un apprendista stregone non andrà mai a favorire o ad appoggiare chi vuole tentare di costruire la merda. Nello stesso tempo però spingerà per ogni cambiamento che lui riterrà opportuno. Per cui lui farà delle scelte in base a dei cambiamenti che lui riterrà opportuni e quelle scelte saranno le sue scelte, saranno il suo modo di relazionarsi con il sistema umano. Voi non troverete mai dei pagani che fanno parte di partiti che fanno delle proposte e che condividano quelle proposte in maniera negativa per il sistema sociale. Magari hanno una visione in positivo, cioè una visione diversa dalla mia, una visione diversa dagli altri, però hanno sempre una visione di migliorare quello che è la situazione sociale e mai, mai peggiorare la situazione sociale in cui viviamo. Voi non troverete mai nessun pagano che faccia questo, qualunque sia le condizioni del suo paganesimo e qualunque sia la sua umiltà, cioè un pagano è sempre gentile rispetto alla vita, non è un cristiano che arraffa tutto. Detto questo, cominciamo un attimino la trasmissione di oggi. Ricordiamo che in una domenica d'agosto faremo un giro per fare un piccolo, chiamiamolo rito, non è proprio una passeggiata, un incontro, un cerchio, un discorso che non è un discorso, su un luogo che io ritengo molto importante, io ritengo sacro, se i cristiani non avessero sputtanato troppo questa parola, lo definirei sacro, sull'altopiano di Asiago. Bene, il luogo d'incontro, il luogo e il tempo d'incontro, per una questione di riservatezza per coloro che partecipano, niente, prendete contatto con me oppure con Francesco, oppure se conoscete qualcun altro che è già stato su, che ha già partecipato all'incontro, e sarà o io o Francesco o qualcun altro che ha già partecipato a quell'incontro lo scorso anno che deciderà, parlando con voi, se venire o meno, cioè se consentire a venire o meno. La valutazione è sempre soggettiva e personale e il metro di giudizio è sempre un metro di giudizio soggettivo e personale. Perché questo? Perché le persone che partecipano a un dibattito sono persone che, di un certo tipo. Persone invece che vengono su sono persone che mettono se stesse,
cioè normalmente hanno sempre degli attimi di magia, hanno sempre delle espressioni magiche, e le persone che hanno delle espressioni magiche in questo sistema sociale sono delle persone che vanno protette, cioè la loro magia, la loro sensibilità, il loro sentire il mondo, il loro paganesimo va protetto fin quando non diventano abbastanza forti, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista etico, morale, sociale, sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni, per affrontare il mondo. Cioè, noi non vogliamo che persone che abbiano la sensibilità, che hanno la magia che cresce dentro di loro, siano in difficoltà davanti ad affrontare il mondo. Per questo io voglio prima parlare con le persone prima che vengano su, io personalmente. Dopodiché Francesco ha il suo metodo di valutazione e ogni altro pagano che è venuto su ha il suo metodo di valutazione. Per questo noi cerchiamo di essere riservati, non è segreto o altre cose, semplicemente vogliamo essere riservati. Tutto lì. Dopodiché un giorno faremo probabilmente i riti davanti, non so, a Chiesa di San Marco o a Venezia, dico, oppure in campo, non so, in campo, so, Padova, dove che sia, insomma, Piazza delle Erbe a Verona, eccetera. Però quando faremo questo ci sarà un'altra relazione con il sistema sociale, cioè avremo altre cose da chiedere, altre cose da indicare per costruire la libertà delle persone, e sarà sempre una libertà oggettiva, cioè una libertà che vale per tutti, non sarà un togliere qualcosa a qualcuno, sarà un qualcosa che viene esteso a tutti, cioè di cui tutti ne possono beneficiare e all'interno della quale costruire loro stessi. È chiaro che se io indico una libertà per abbattere i muri di un campo di sterminio, è ovvio che chi è prigioniero nel campo di sterminio aumenta la sua libertà e la sua possibilità di costruirsi, mentre invece chi gestisce il campo dello sterminio, chi usa il potere di avere per possedere le persone, vedrà sempre più limitati i suoi spazi. Per cui la mia libertà la indico a tutti gli esseri umani che costruiscono il loro potere di essere, che rimuovono gli ostacoli per costruire loro stessi. Non mi interessa la libertà del trafficante di schiavi, non mi interessano stabilire gli equilibri all'interno del sistema sociale. Questi nascono e si costruiscono. Io voglio la libertà che possa portare l'individuo a costruirsi, possa portare l'individuo a sviluppare il Dio che cresce dentro. Per cui quando noi faremo queste cose, quello è un altro discorso. Il rito che faremo, lo chiamo rito per essere brevi, anche se ho sempre delle difficoltà a usare il termine rito per una serie di cose, perché storicamente i cristiani ci hanno stuprato qualunque cosa che noi avevamo, cioè l'hanno distrutta, l'hanno fatta diventare merda, perché un cristiano quando tocca qualcosa lo fa diventare merda. Bene, anche se uso il termine rito, in realtà è una, diciamo, una passeggiata, un cerchio, un essere assieme in quel momento e solo per quel momento. Dopodiché ci si rivede se tutto va bene fra un anno. Ed è un modo per vedere, insomma, le varie cose che abbiamo dentro, le varie cose da mettere in mezzo. Bene, detto questo, la trasmissione di oggi verte su un elemento del crogiolo del male. Abbiamo terminato, ho terminato di esporre la tecnica dell'agguato in tre trasmissioni. Ho parlato come viene sviluppato l'agguato, quali sono gli elementi che intercorrono nell'arte dell'agguato all'interno dei quattro canti del mondo, e l'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo è un modo con cui si affronta la vita. Ed è l'opposto della visione cristiana della sottomissione. Cioè, la visione cristiana ha la sottomissione come elemento, la sottomissione alla verità del Dio, a qualunque verità, a qualunque cosa imposta, a qualunque obiettivo da raggiungere. Cioè, qualunque obiettivo da raggiungere, qualunque verità, qualunque imposizione è un limite allo sviluppo dell'individuo. Bene. E l'opposto di questo invece è l'arte dell'agguato, cioè la capacità dell'individuo di relazionarsi col mondo e i metodi che l'individuo usa per relazionarsi col mondo. Vi ricordo ancora che il crogiolo dello stregone
è un insieme di elementi dove il crogiolo è l'individuo stesso, il calderone del crogiolo è formato dal suo modo di guardare il mondo, cioè dalla sua filosofia, dal suo pensiero, e gli elementi che mettiamo dentro il crogiolo sono elementi che servono per trasformare l'individuo. Gli elementi che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone servivano per sottrarre l'apprendista stregone, l'apprendista strega o il pagano dalla sottomissione in cui l'orrore cristiano lo pongono. Cioè l'orrore cristiano costruisce la persona finché la persona è piccolissima, ne distrugge le sue determinazioni, la sua volontà e lo rende carne da lavoro o carne da macello o carne in ginocchio davanti al suo Dio. Un cristiano non ha rispetto per la persona perché la persona non è una persona, ma è parte del gregge pascolato dal suo Dio, dal suo profeta che va dritto al macello. Per cui non esiste la persona in quanto tale. Ma esiste la persona in quanto cristiana, cioè esiste l'individuo in quanto in ginocchio. Infatti, se voi vi ricordate, il patto di Nazareth dice chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me. Cioè la discriminante non sta nel bambino, ma sta nel bambino che crede in lui. Tutti gli altri piccoli che non credono in lui li potete stuprare. Questo è il senso del suo insegnamento. Che poi a questo senso quelli che appartengono, che dicono la Chiesa siamo noi, che è un'organizzazione di cattolici austriaci, che si sono levati fuori dalla Chiesa cattolica perché hanno detto a noi che stupri i bambini non ci va bene e non ci va bene Wojtyla che ne è complice, e allora andiamo fuori dalla Chiesa cattolica, facciamo un'altra confessione sempre cristiana, bene, questi non sono responsabili delle affermazioni di questo pazzo di Nazareth, cioè loro le interpretano in maniera diversa. Per cui tutto ciò che fa Gröhr non può essere imputato a loro, mentre può essere imputato a qualunque altro cristiano che invece è ancora all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè, esiste la partecipazione morale, non l'ho inventata io. La partecipazione morale è anche un sistema giuridico, è un modo di leggere. Dopo chiaramente il magistrato lo legge in un modo, e il filosofo lo legge in un altro, il religioso lo legge in un altro ancora. Però ricordate che il principio della partecipazione morale è un principio reale. Sottrarsi dalla sottomissione è possibile soltanto attraverso il crogiolo dello stregone, oppure attraverso degli elementi usati in modo soggettivo. Perché questo? Perché la sottomissione non è il frutto di un ragionamento, non è il frutto di un pensiero, ma è il frutto di un atto di magia. È un insieme di arti magici che hanno lo scopo di impedire all'individuo di espandere se stesso. Quando l'individuo arriva in età adulta attraverso il cattolicesimo, ha già messo talmente tanti a priori, cioè tante cose all'origine della sua ragione, ha messo Dio, ha messo gli angeli, ha messo la Madonna, ha messo il credo, ha messo la resurrezione, ha messo un paradiso, cioè, ha messo talmente tante cose che non può più formare nessun pensiero, non può più costruire nessun pensato se non partendo da quegli a priori, partendo da quei presupposti. Lui si sentirà sempre un Dio a immagine e somiglianza del Dio. Può darsi che lo neghi a parole, dire no, non è vero, sicuramente ci sono altre cose, io in fondo non conto più di tanto, mi provo, però alla fine quando la persona è in con le spalle al muro, lui è diventato così cosciente che gli altri non sono coscienti, lui è diventato bravo che gli altri non sono bravi. Se qualcuno fa qualcosa, cioè un politico fa qualcosa che lui non condivide, è il politico scemo. Cioè, abbiamo un modo di ragionare, un modo di vedere le cose per cui la centralità appartiene sempre all'individuo che parla, dove la centralità non solo appartiene solo all'individuo che parla, ma la proietta sugli altri come se gli altri dovessero adeguarsi alla propria soggettività, al proprio modo di vedere le cose. E praticamente cos'è che fa questo? Questa persona ha rinunciato a costruire, ha rinunciato ad usare l'arte dell'agguato, ha rinunciato a vedere le cose quelle che sono e a agguantare, a usare l'oggettività in cui vive per
adattarsi per capovolgerla a suo favore. Praticamente non fa altro che subire l'oggettività, aspettando che Cristo la faccia risorgere, aspettando che Dio gli faccia la grazia, non so, gli faccia il miracolo, aspettando che la Madonna gli faccia quest'altro, pregherà perché faccia curare perché c'ha la malattia, oppure, non so, aspetterà che il politico gli faccia il riscaldamento. Cioè, tutto questo modo di essere, tutto questo modo di porsi, che poi avviene anche nella vita quotidiana, non è altro che la distruzione della capacità dell'individuo di espandersi. E chiaramente, come l'individuo cresce, come passano gli anni, succede che la propria capacità di capovolgere la situazione, cioè sottrarsi dalla sottomissione e cominciare a costruire, cominciare a dire io esisto, ma non è che io esisto per rubare, ma io esisto per costruirmi, io esisto per crescere, diventa sempre più difficile e l'io esisto prende sempre più la forma del costruttore del campo di sterminio. Per uscire da questa situazione c'è soltanto il crogiolo dello stregone e gli elementi che abbiamo messo dentro. Dopodiché abbiamo costruito il crogiolo del male. Il crogiolo del male altro non è che l'insieme, per quello che io sono riuscito a vedere, di elementi attraverso i quali viene distrutta la capacità dell'essere umano di continuare a sviluppare la sua volontà e la sua determinazione appena uscito dalla vagina di sua madre. Cioè, come è uscito dalla vagina di sua madre, l'individuo sta subendo tutta una serie di sollecitazioni dai cristiani, cioè dal cristianesimo, che magari sia dal sistema sociale, che magari sia dai genitori, che magari sia da altre cose, comunque è sempre un'imposizione della filosofia, della morale, del modo di vedere il mondo del cristiano, che ha il compito di distruggere la sua capacità di dilatarsi nel mondo. Ebbene, il crogiolo del male va a stabilire queste, va a definire alcune di queste cose. Chiaramente c'è tanto da lavorare, cioè ogni persona deve vederlo nel suo specifico. Come ha agito, se lei riesce ancora a ricordare, deve vedere le cose per quello che sono state nel suo passato, nel suo modo di vivere. E una volta individuate queste cose, può capovolgerle attraverso il crogiolo dello stregone. Dopodiché abbiamo detto che una volta che la persona si è sottratta dalla sottomissione del cattolicesimo, della filosofia cattolica, del modo di essere cattolica, della pedagogia cattolica, del modo di vedere il mondo come incubo e succubo, una volta che si è sottratta da questo, scopre che il mondo che la circonda è un'entità divina, cioè gli esseri che la circondano sono degli dei esattamente uguali, cioè sono attraversati dalla stessa volontà, dalle stesse determinazioni, dalla stessa direzione per espandersi nel mondo. Con tutti questi si possono costruire delle relazioni per continuare il cammino. E allora vediamo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, che va a definire aspetti diversi e come avvengono le relazioni. Dopodiché io uso un linguaggio che cerca di essere una mediazione fra il linguaggio filosofico, psicologico, sociologico, politico e un linguaggio comune. La difficoltà non è, che alcuni trovano, non è quella di riuscire a comprendere il mio linguaggio, ma è quella di riuscire a tradurre quello che io dico nella loro quotidianità. Ma questo non è una questione di comprendere un linguaggio, questa è una questione di magia. Cioè, riuscire a passare da una situazione di sottomissione a una sottomissione, a una situazione di determinazione è un atto di magia, è un atto di stregoneria. Questa è la magia, non è il bastone di Mosè che fa venire l'acqua, o l'arte di quello che cava via la lebbra, o stato fa fermati vento perché sennò te mi rompi le scatole. Cioè, no, questa non è magia, questa è solo millantazione, è solo scenografia per mettere in ginocchio chi non si può difendere. Per cui questa è una porcheria, non è magia. La magia e la stregoneria sono arti attraverso le quali costruire la propria esistenza, costruire il proprio futuro. Perché questo? Perché dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria non esiste una volontà creatrice, non esiste qualcuno che crea il mondo, qualcuno che determina l'esistenza del mondo, ma è il mondo
che attraverso le sue trasformazioni, il mondo che vediamo adesso, per quello che noi vediamo e per la quantità di fenomeni che noi riusciamo a descrivere, il fatto che poi ci siano miliardi e miliardi di fenomeni che non descriviamo, ne prendiamo atto, ma quello che noi vediamo in questo momento sta camminando per costruire la coscienza universale. Ebbene, ogni scelta, ogni atto che noi facciamo può costruire noi stessi e farci partecipi alla costruzione, oppure può distruggere noi stessi e farci partecipi all'orrore, alla dissolvenza, a niente. In pratica, la morte del corpo fisico diventa nascita del corpo luminoso soltanto se si è vissuti attraverso lo sviluppo della propria volontà e delle proprie determinazioni. La vita, la morte del corpo fisico diventa fine di tutto se si è passata la vita in ginocchio, se si è rinunciato per un qualche motivo a determinare noi stessi. Ricordatevi sempre, questa è la visione del paganesimo e della stregoneria e non ha niente a che vedere con la visione dei cristiani. All'interno di questo cappello generale, che dovrò farlo ogni volta, andiamo a trattare la follia controllata nel crogiolo dello stregone, del crogiolo del male. La follia controllata, vediamo come i cristiani vanno a distruggere quello che potrebbe essere la follia controllata, cioè loro non sanno cosa sia la follia controllata, perché non hanno la magia per conoscere le cose, però hanno paura di qualcosa e quella paura devono esorcizzarla. Vediamo come la esorcizzano i cristiani. La follia controllata è un elemento che il crogiolo del male combatte con una ferocia inaudita. Il cristianesimo, fin dal suo apparire, dovette combatterla direttamente. Il postulato base su cui si fonda il crogiolo del male è la descrizione della ragione. Nulla esiste fuori della ragione. Partendo da questo, la ragione deve essere sempre più povera e limitata, in quanto soltanto una ragione povera e limitata può essere dominata non mediante un atto di forza, ma mediante dipendenza psicologica, emotiva, culturale e sociale. La follia controllata non viene combattuta sull'aspetto della relazione fra percezione e ragione, dove il fare dell'una diventa il non fare dell'altra, ma nell'aspetto di occultamento di se stessi. Quando un individuo occulta il proprio essere, le proprie passioni, il proprio fare e il proprio intento, i dominatori non sono in grado di costruire una dipendenza che non sia armata, che non sia giuridica, obiettiva. Il controllo della dipendenza oggettiva avviene quando l'individuo è completamente chiaro e scoperto nei confronti di chi detiene i mezzi di sussistenza. Così chi detiene i mezzi di sussistenza sa esattamente come deve agire per costringerlo alla dipendenza, per costringerlo ad uniformarsi ai suoi dettami. Ricordiamo come nel cristianesimo non siano ammesse diversità. I cristiani le chiamano eresie e le condannano al punto da bruciare chiunque aneli a sentire diversi dalla verità imposta. L'eresia è comunque un atto di determinazione soggettiva, anche se parziale, anche se sempre all'interno del credo imposto. L'eretico ritiene che il cristianesimo sia una cosa giusta, ma i preti e le gerarchie sbagliano, sicuramente in questa o in quella cosa. Così i preti e le gerarchie gli dimostrano che è lui che sbaglia, bruciandolo. Questo non può essere fatto se la persona pratica l'arte della follia controllata. La persona sa perfettamente che il sistema di controllo è marcio e dispone di un grande numero di mezzi per ostacolarla e per fermarla, ma lei non scopre se stessa. La ricerca del sapere e della conoscenza sono arti da praticare occultandone le tensioni all'oggettività in cui si vive. Qualche volta l'occultamento non deve essere assoluto, può riguardare solo alcuni dei fare specifici, ma comunque deve essere sempre tale da preservare e difendere la capacità del singolo essere di cercare la conoscenza e la consapevolezza nell'infinito. Mentre nel cristianesimo l'arte della rappresentazione dello scenico prevalgono sulla sostanza della conoscenza, dal momento che solo la rappresentazione dimostra il ruolo gerarchico del singolo individuo e il ruolo gerarchico determina il grado di conoscenza e del rapporto con Dio, padrone del cristiano.
In stregoneria, il sapere e la conoscenza non necessitano di rappresentazione, in quanto queste esistono soltanto nella misura in cui sono in grado di incidere nelle trasformazioni soggettive dell'individuo. Dunque non è necessaria la rappresentazione del mio essere, è necessaria la difesa delle mie capacità di trasformazione, in quanto queste dilatano il mio essere e la mia conoscenza. Nel paganesimo politeista non esiste la necessità di controllare il grado di appartenenza al credo dell'individuo. Non esistono gradi di controllo o tali da qualificare l'essere pagano politeista. Dunque, non si deve rendere conto a nessuno se non alla specificità del proprio percorso di sviluppo. Anche quanto è proposto nel paganesimo politeista è valido solo nella misura in cui è funzionale alle proprie trasformazioni o a migliorare la qualità della vita, altrimenti la proposta è solo un'estensione della soggettività che tenta di imporsi sull'oggettività. Non esiste dunque rappresentazione come elemento esoterico del divenire umano, come non esiste un'oggettività cui uniformarsi. Esiste un percorso di sviluppo da difendere, dove i livelli percorsi per ottenere quello sviluppo appartengono al singolo individuo. Il singolo individuo difende quei percorsi, le sue pratiche, il suo fare, il suo sentire, sia rispetto ad invasioni che potrebbero condizionarne il corso, sia nei confronti di chi vorrebbe interferire per distruggere il percorso soggettivo. La follia controllata è la capacità dell'essere umano di agire indifferentemente sia nel piano della ragione, sia nei vari piani della percezione in modo logico, opportuno e funzionale a seconda del proprio stato percettivo. La follia controllata è la capacità dell'essere umano di slegarsi dal controllo della ragione per imparare a muoversi indifferentemente nei vari piani della percezione senza dover riprodurre i gesti e le risposte agli stimoli come usa fare nella ragione. Questo permette all'essere umano di agire all'interno della ragione usando anche elementi raccolti attraverso la pratica di stadi percettivi diversi. Il giudizio di necessità non è dato soltanto dagli elementi propri della ragione, ma anche da elementi riportati nella percezione, qualora l'essere umano sia in grado di accedere a stadi diversi della percezione stessa. Così io non agisco soltanto per quanto posso descrivere, ma anche per quanto percepisco, al di là che nella mia ragione ci siano elementi sufficienti per descrivere i fenomeni per cui io agisco o non ci siano. La mia azione non dipende soltanto dalla ragione, ma anche da cose appartenenti alla percezione, che la mia ragione guarda con distacco e con sospensione del giudizio, in quanto è abituata a farsi parte, a farsi da parte quando l'azione lo richiede. La ragione ha compreso che la follia controllata non è un insieme insensato e assurdo di azioni, ma è un insieme logico, finalizzato al raggiungimento di un fine dal quale lei si sente estranea, ma comprende che il non raggiungimento di quel fine in qualche modo la danneggia, danneggiando l'individuo di cui lei è espressione. Il crogiolo del male agisce sui bambini per impedire loro di esercitare una qualche forma di follia controllata. Secondo i cristiani, i bambini direbbero delle bugie. In realtà i bambini, esercitando il loro diritto a praticare la follia controllata, portano nella ragione elementi della percezione. Che questi elementi siano costituiti da sensazioni che l'individuo umano adulto considera false, o che siano espressioni di timori, di danni o ritorsioni, sono sempre elementi della percezione di cui il bambino si serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Un bambino così non è controllabile. Un bambino così potrebbe inventare qualsiasi cosa. Un bambino così deve essere punito duramente, dicono i cristiani, In quanto così facendo, egli si sottrae alla feroce azione di controllo di chi lo vorrebbe in ginocchio. E per volerlo in ginocchio, intendiamo volerlo indifeso ed esposto ad attacchi che lui dovrebbe soltanto subire.
Questo essere esposto ad attacchi è pratica costante del crogiolo del male costruito dai cristiani. Con un concilio apertosi nel 1125, Innocenzo III impone la confessione ad ogni sottomesso, almeno una volta all'anno. Di questo Innocenzo III ve ne parlerò subito dopo. La confessione cristiana è un atto abominevole che consiste nell'esporre il proprio sentire e il proprio percepire ad un potere di controllo il cui scopo è quello di distruggere quel sentire e quel percepire in funzione della sottomissione. Oggi la confessione è obbligatoria per il credente, ma il concetto di confessione è un concetto inserito in ogni anfratto del potere di avere e nella sua azione di controllo e distruzione degli esseri umani. Dove la confessione non consiste solo nel manifestare il proprio sentire, ma manifestare il sentire come l'ascoltatore pensa che il confessato debba manifestare il proprio sentire. Dove il confessato deve essere sottomesso per aver risposto a pulsioni proprie o a condizioni costruite proprio dal confessore per impedirgli di costruire l'esistenza. Il confessore diventa padrone del sentire del confessato e padrone di manipolarlo. La confessione è segreta, proclamano i preti cattolici. Non è vero. La confessione è uno dei mezzi con cui il singolo prete distrugge, sottomette ed opprime l'essere umano che disgraziatamente ha aderito alla sua impostura. Se vi ricordate, fino a qualche anno fa, ma anche oggi, il prete usa la confessione contro chi l'ha fatto la confessione. Perché se è vero che la confessione è segreta, il prete dice: tu ti sei confessato da me, per cui io so. E nel momento in cui dice io so, può sottintendere qualunque cosa. Attenzione, è uno strumento di ricatto spaventoso che ha funzionato per centinaia e centinaia di anni. Attraverso la confessione i preti non solo hanno controllato città e paesi, venendo a conoscenza di notizie e dati attraverso i quali ricattare gli esseri umani, ma hanno costruito maldicenza, insinuazioni e menzogne ogni volta che al loro bisogno di controllo e coercizione degli esseri umani questo conveniva. Il prete dice il peccato, ma non il peccatore, questa è la fra virgolette, e con questo distrugge chiunque egli indicava, affermava ogni cosa che voleva affermare. Era fuori dal giudizio delle persone in quanto loro dominatore. Il prete era come il Dio davanti al quale costringe i bambini indifesi in ginocchio, vigliacco in quanto non sottoposto a nessuna restrizione giuridica. La confessione impediva all'individuo di coltivare la propria follia controllata, il proprio sentire. Quanto il confessore voleva che il confessato affermasse, il confessato affermava in quanto non aveva né gli strumenti per contrastare il confessore né diritti civili per affermare se stesso e i suoi diritti di marciare nell'infinito dei mutamenti. Un cristiano ha solo il diritto di essere bestiame del gregge, non ha nessun altro diritto, almeno questo per i cristiani. L'esercizio della follia controllata ha sempre terrorizzato i controllori cristiani. Essi sanno che il loro credo religioso è solo arte di trafficare in schiavi e che non sempre gli schiavi sono contenti di essere merce da vendere e barattare al mercato, né sono contenti, almeno non sempre, di essere pecore che vanno docili al macello. La follia controllata li terrorizza in quanto sottrae l'individuo a credere con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima alle stupidaggini che essi raccontano. Leggiamo cosa dice Giovanni XXII nel suo Super Ilius Specula, che è una del 1226-1227, è una enciclica praticamente, è un ordine. Posti all'altezza di colui, per quanto senza merito e favorendoci della sua clemenza, che da principio formò il primo essere umano, messo a capo delle cose terrene e adornato delle virtù divine, conforme e consimile all'immagine sua, che lo richiamò quando era esule dandogli la legge, lo liberò quando era prigioniero, lo ritrovò quando era perduto e lo riscattò quando era stato venduto col merito della sua passione, perché di là volgessimo il suo sguardo ai figli degli uomini che comprendono e ricercano Dio attraverso l'esercizio della religione cristiana,
Con dolore percepiamo, e lo pensiamo pure col nostro intimo turbamento, quanti siano cristiani solo di nome. Essi, abbandonato il primo nume della verità, sono ricoperti da così grande caligine di errore che stringono un'alleanza con la morte e stipulano un patto con l'inferno. Fanno infatti sacrifici ai diavoli, li adorano, costruiscono e fanno costruire immagini, anelli, specchi, ampolle o qualunque altra cosa per legare vi stesso magicamente i diavoli. Ad essi chiedono responsi, li ricevono per soddisfare i loro malvagi desideri. Questo è Giovanni 22esimo. Poi Giovanni 23esimo prende il nome 23esimo proprio da questo 22esimo, da questo maiale. Poi i maiali si prendono per mano. Cioè, io non ho nessun rispetto per Giovanni 23esimo, ho solo disprezzo per chi uccide la vita. Appare del tutto evidente come ci sia l'incapacità della Chiesa Cattolica di proporre qualche cosa che sia utile agli esseri umani. La Chiesa Cattolica è solo portatrice di morte e di distruzione e pertanto ha un terrore folle di chi esercita la propria follia controllata. Si difende dal suo terrore per costruire un percorso di conoscenza e di consapevolezza. La Chiesa Cattolica, attraverso il confessore, deve costringere il confessato ad affermare quanto lei intende affermare. Il confessore afferma che il confessato crede nei demoni e ha stretto un patto con la descrizione del demone che ne dà la Chiesa Cattolica? O il confessato confessa la colpa che il confessore gli attribuisce, o costui userà i ferri roventi. L'uso dei ferri roventi gli è stato concesso da Dio e da chi si è elevato alla sua altezza, confidando nella sua clemenza. La follia controllata è un mezzo attraverso il quale l'essere umano protegge la propria via, la conoscenza e la consapevolezza, e attraverso questo diventa un fare attraverso il quale impara a muoversi in modo diverso nei diversi mondi della percezione. Questo porta l'essere umano ad avvertire quanto dai mondi della percezione può riportare nel quotidiano della ragione sotto forma di azione, senza per questo offendere la descrizione della ragione. La guerra che il cristianesimo ha fatto alla pratica della follia controllata è una delle guerre che hanno attraversato tutta la storia fin dalle origini del cristianesimo. Vi ricordate? Non vi è nulla di quanto direte di nascosto che non verrà svelato oppure predicato sui tetti. Dice il pazzo di Nazareth per impedire agli esseri umani di costruire se stessi. Per far questo la Chiesa Cattolica ha ammazzato, torturato, umiliato, costretto in ginocchio chi non si poteva difendere, finendo per farsi nazismo e costruire campi di sterminio. La pratica della follia controllata è una pratica di chi deve difendere un cammino per costruire la propria conoscenza e la propria consapevolezza. La pratica della follia controllata è fatta da chi deve mascherare se stesso, la propria conoscenza e la propria consapevolezza, non da chi deve esporsi dimostrando quanto è buono e quanto è bravo ad un padrone. La pratica della follia controllata è arte di chi coltiva la libertà del proprio fare per costruire il proprio potere di essere, non di chi costruisce sottomissione attraverso la distruzione degli individui. La pratica della follia controllata ha discriminato per secoli le differenze reali fra l'essere cristiano, sottomesso e artefice della sottomissione, o l'essere pagano come artefice della costruzione della libertà del fare per la costruzione del potere di essere. La pratica della follia controllata fu la pratica più combattuta dai cristiani, in quanto quella pratica faceva loro perdere il controllo degli individui. La pratica della follia controllata fu una pratica degli apprendisti stregoni, attraverso la quale limitarono generazione dopo generazione l'orrore cristiano nelle vicende umane. Il crogiolo del male deve impedire al bambino di diventare consapevole dell'esigenza di questa pratica. Così le punizioni nei confronti dei bambini che dicono bugie sono sempre state molto severe, dure e umilianti. I bambini dovevano essere umiliati perché non si volevano sottomettere. Anziché confessare la loro malefatta, preferivano inventare scuse, difendersi, protestarsi innocenti. Questo per un cattolico è intollerabile. È dal cuore del malvagio che nascono i cattivi pensieri, dice più o meno il pazzo di Nazareth, dimenticando che la malvagità è frutto della sua azione, non dei percorsi di adattamento degli esseri umani nel percorrere un sentiero di libertà all'interno dell'orrore che i cattolici, attraverso la descrizione delle sue infamie, hanno costruito. E questo è come il crogiolo del male tenta di distruggere
la follia controllata, la pratica della follia controllata. E naturalmente ci sono milioni di altre cose da dire. Il mio scopo non è quello di dire le milioni di cose, il mio scopo è quello di indicare una traccia su cui gli esseri umani, su cui le persone che mi ascoltano, possono fare le loro ricerche. Chiaramente qualcuno potrebbe dire no, quello che dici tu non è vero. E allora mi dimostra che non è vero. Allora fa una ricerca, si prende i testi, fa delle analisi dei testi e mi dimostra che questo non è vero. Però solo in questo modo io posso essere sbugiardato. Perché se quello che dico io è vero nella logica e ha dei riscontri nella pratica, voi non potete dirmi che non è vero. Voi non potete giustificare l'orrore con un altro orrore o negando questo. Cioè, il pazzo di Nazareth non può insultare i farisei quando questi gli chiedono perché i tuoi apostoli non seguono la tradizione. Cioè, a una domanda non può rispondere con gli insulti. Solo un vigliacco fa cose precise. La follia controllata è sempre stata usata per mascherare sia il proprio intento sia il proprio percorso. Ma non è da mascherare il proprio intento, il proprio percorso tanto per farlo, ma è per mascherare il proprio intento e il proprio percorso da chi vorrebbe distruggere il proprio intento e il proprio percorso. Vi ho parlato di Innocenzo III prima, che è il macellaio dei Catari. Bene, io sull'Espresso, credo di questa settimana o della settimana scorsa, comunque del 23 luglio 1998, c'è un articolo che parla della nuova editoria erotica. A proposito della nuova editoria erotica, vi ricordo che è stata aperta a Treviso una libreria che ha sia settore erotico, sia settore pagano, sia settore magico, cioè ha tutta una serie di settori ed è una libreria nella quale potete trovare tutti i testi che normalmente non trovate nelle altre librerie e potete cercare testi particolari per le vostre ricerche. Chiaramente se cercate libri comuni ci sono anche quelli, cioè è una libreria normale, che però oltre a dare il servizio dei libri normali, dà questa specializzazione di un settore erotico, un settore di editoria erotica, un settore di editoria magica e trasgressiva. Questa libreria è Sottomondo e la trovate a Treviso in via Tolpada 11. Sottomondo è una libreria che vuole essere una vitale fonte di informazione per anarcoidi, sopravviventi, iconoclasti, scoppiati, autoemarginati, investigatori, ricercatori o anche per chi è solamente incuriosito da ciò che è strano, arcano, bizzarro, unico e diabolico. Qui dentro in libreria troverete testi inusuali, alcuni dei quali non sono mai stati in libreria fino ad ora. C'è Davis che sta facendo questo tipo di lavoro, sta veramente facendo un lavoro sublime, eccezionale. E io non finirò mai di ringraziare Davis e la Loredana per questa operazione che stanno facendo. Per cui ricordate, a Treviso in via Tolpada, la libreria Sottomondo vi dà tutti i testi che volete. Ebbene, in questo articolo, che adesso cito a memoria, dell'Espresso, parlava un po' di questo fiume, di questa riscoperta dei libri erotici, ma i libri erotici intellettualmente validi, cioè non le porcherie da pornografia violenta che usano i cristiani, tanto per dire questa è pornografia, no, sto parlando di roba erotica seria, cioè di erotismo, di cose piacevoli, non di cose sporche. Bene, c'è una riscoperta a livello mondiale. C'era la notizia l'altro ieri che la prima ministra o il presidente, adesso non so esatto chi, della Norvegia ha fatto un libro sulle sue esperienze erotiche col marito. L'hanno attaccata in Parlamento. Ha avuto però un successo sociale talmente grande che probabilmente verrà rieletta proprio per un libro erotico, proprio per l'importanza che sta avendo l'argomento che finalmente, dopo la rivoluzione sessuale. Grazie a Reich, grazie al 68, insomma, sta riscoprendo quello che è la vita per quello che è, non per la sottomissione, cioè la libertà per quello che è. Ebbene, in questo articolo dell'Espresso c'è un articolo su uno scrittore che è Federico Andahazi, un argentino, che ha scritto un romanzo
per l'uomo che scoprì il clitoride. Allora voi dovete sapere che nella sessualità, sessualità femminile era completamente sconosciuta. Ebbene, lui parla più o meno la storia di tale Matteo Colombo, il quale Matteo Colombo scoprì il clitoride, cioè scoprì praticamente che le donne avevano un organo molto sensibile da cui traevano piacere, che aveva una funzione, tant'è che i musulmani lo strappano via con l'infibulazione, effettivamente un'attività di stupro. Ebbene, a un certo punto l'intervistatore chiede a questo Federico Andreazzi, fa: è il Papa che beve sangue di bambine giustiziate? Attenzione, è il Papa che beve sangue di bambine giustiziate? Perché nella storia che lui scrive c'è anche un episodio del genere. Risponde lo scrittore: l'ho trovato in un libro, ci sono testimonianze per cercare di curare il Papa Innocenzo III, il macellaio dei Catarie. Per curare Innocenzo III, non Paolo III come nel mio libro, cioè nel suo libro aveva messo Paolo III, però in realtà è Innocenzo III, fu usato anche questo sistema, cioè sangue di bambine giustiziate. Ora, voi dovete dirmi qual è il reato per cui si giustizia una bambina? Cosa significa giustiziare una bambina? Cosa significa strappare il sangue a una bambina? Cosa significa che Innocenzo III, il Papa, beve il sangue di bambine? E poi ve la pigliate con Dracula, ma i cattolici si vergognano. Ricordiamoci che questo era il concetto di magia e di stregoneria che avevano i cristiani, cioè quello di strappare il sangue, cioè quello effettivamente di danneggiare la vita. Ebbene, sto Innocenzo III, il macellaio dei Catari, quello che dice scozzateli tutti, ammazzateli tutti, tanto dopo Dio troverà i suoi, questo qua si beveva il sangue di bambine giustiziate. Voi ti la deve pagare anche per questo delitto, sia chiaro. Cioè, il problema è che questo discorso di dargli il sangue da bere di bambine giustiziate nasce dal concetto della verginità, che per i cristiani, non so, è qualcosa di particolare, non ho ben capito ancora, perché è talmente depravata sta roba della verginità che non ho ancora a capirla, e dal concetto del sangue, della magia del sangue, che anche questo, se è vero che è una circolazione sanguigna, però la quantità di energia che contiene il sangue fa parte dell'individuo. Per cui questi qua, che lo troviamo anche nella Bibbia, cioè troviamo anche degli accenni del sangue, fa parte proprio del concetto che hanno i cristiani della magia, cioè distruggere le persone. La distruzione delle persone è appropriarsi di questo. È vero che in molte tribù, anche animiste, c'era il concetto di mangiare il cuore del nemico che si era ucciso, oppure l'animale che si uccideva e si prendeva il cuore, perché però essenzialmente era più un omaggio che si faceva al nemico, cioè si riconosceva nel nemico il grande valore che aveva, è un atto di rispetto. Mentre invece qui si tratta proprio di massacro, di campo di sterminio. E vi ricordo che siccome queste robe vengono dalla Bibbia, siccome fanno parte della sono sviluppo della concettualità cristiana, cioè quando il cristianesimo fa dei concetti, stabilisce dei concetti a priori, tutto ciò che si sviluppa da questi concetti a priori ne è responsabile ogni singolo cristiano. Per cui ogni singolo cristiano è responsabile di aver sgozzato bambine per dargli il sangue a Innocenzo III. Wojtyla è responsabile di aver sgozzato bambine, aver ammazzato bambine per dargli il sangue a Innocenzo III. Perché? Perché è parte della sua ideologia, è parte del suo pensiero sacro, è parte dell'insegnamento del suo Dio. Ricordatevi queste cose, ricordatevi bene queste cose. Andiamo un attimino avanti con la rassegna stampa. Vi ricordo che il numero di telefono è 700 700, c'è un altro numero che è 700 387, ma non so, l'ho sbagliato comunque, non me lo ricordo esattamente. Comunque il numero di telefono è 700 700, poi al limite trovate occupato, lo telefonate dopo, tanto questa trasmissione non è che telefoneranno molte persone oggi. Bene, andiamo avanti con la rassegna stampa. Dalla Repubblica del 20 luglio 1998. Kabul, Costituzione, addio. I talebani cancellano anche il codice civile, tanto c'è la legge islamica. Bene, vi ricordo che
Ricordo che è finita l'importanza dell'Afghanistan quando hanno messo in veglia le donne, cioè quando la donna è stata sottomessa, è stata cacciata via da qualsiasi posto di lavoro, qualsiasi funzione sociale che avesse, quando è stata ridotta completamente a schiava. Bene, adesso tranquillamente viene cancellato il codice civile, viene cancellata qualsiasi altra cosa. Ora io chiedo a tutti quelli che hanno appoggiato i Mujahideen, nella loro gloriosa lotta contro i comunisti e gli invasori sovietici. Questo volevano ottenere. Cioè, questo era esattamente l'obiettivo che intendevano ottenere, il trafficare in schiavi. Ricordatelo bene. Cioè, quando qualcuno attacca la forma, qual è il suo intento? Cioè, se io dico voglio cambiare il sistema sociale in cui vivo, ognuno pensa al proprio cambiamento, c'è cioè la propria cosa che ha in testa. Ma io posso anche cambiare il sistema sociale in cui vivo costruendo campi di sterminio. Io ho cambiato il sistema sociale in cui vivo e se io ci guadagno dei campi di sterminio, io dico che è positivo. Per cui quando qualcuno fa delle affermazioni con aggettivi, con delle affermazioni, chiediamo dove vuole arrivare, cosa vuole fare. Cosa? Perché il pericolo è questo. Cioè, quando la stampa si è buttata contro i russi che li hanno invasi, contro i comunisti, il risultato non era che avevano intenzione di costruire libertà, ma avevano intenzione di riempire l'Europa occidentale di eroina, perché i talebani vendono eroina in Europa, dopo tanto c'è il Don Ciotti che ti fa il centro di recupero per tossicodipendenti, no? Dopo la vecchietta si lamenta perché c'è il tossico sotto casa. Bene, quando lei ha parlato male di quello che era quel regime in quel paese, lei non voleva altro che arrivassero i talebani a vendere l'eroina sotto casa sua e a trovarsi gli accoltellamenti sotto casa sua perché così va bene, perché questo è il risultato che ha raggiunto. Cioè, io dico, le trasformazioni che noi abbiamo nel sistema sociale, noi dobbiamo essere responsabili dell'azione che facciamo. L'azione che facciamo non va nella direzione che noi vogliamo, che noi ci illudiamo, ma provoca delle compensazioni da altre cose, da altre situazioni, che vanno a produrre delle reazioni a catena. Per cui, quando si combattevano delle cose si volevano ottenere quel risultato, ma non era quello che si immaginava, io avrei voluto altre cose. No, tu volevi esattamente questo, perché tutto lo sconosciuto che dici io non sapevo che, ti sei rifiutato di guardarlo in faccia, hai rifiutato di costruire te stesso, hai rifiutato di costruire il tuo cammino di sviluppo. E quello che tu volevi ottenere quando tu feci quella hai fatto quella scelta, era di arrivare qua, era di arrivare a riempire l'Europa di prostituzione, era di arrivare a riempire l'Europa di eroina. Bene, a Kabul hanno eliminato anche la Costituzione, cioè anche l'atto formale. E questo ringraziamo qualcuno. E parliamo invece del concetto di famiglia dei cristiani. Fu la mamma a denunciare per prima Galileo Galilei al Santo Uffizio. Sapevate?